Ora, già che ci siamo, definiamo anche l'altro tipo di prodotto tra due vettori che si chiama prodotto scalare. Non ci serve in realtà per questo argomento che è il momento torcente, perché abbiamo visto che il momento torcente è un prodotto vettoriale. Il prodotto scalare serve in altri campi della fisica, per esempio per definire il lavoro di una forza. Già che ci siamo, lo definiamo lo stesso. Perché si chiama prodotto scalare? Intanto, come il prodotto vettoriale agisce su due vettori, quindi vengono dati due vettori A e B, solo che stavolta si fa un prodotto diverso, il prodotto scalare che è rappresentato da questo puntino, mentre invece il prodotto vettoriale è quest'altro simbolo. Perché si chiama prodotto scalare? Perché il risultato di questo prodotto non è un vettore, è una grandezza scalare, cioè un numero essenzialmente. Quindi non dovrò dare la direzione, il verso di questo risultato, S, perché non è un vettore, dovrò dare soltanto il valore numerico. Il valore numerico è simile al valore numerico del prodotto vettoriale, con una differenza: mentre il prodotto vettoriale, la sua intensità numerica, si calcolava prendendo i due moduli AB per il seno dell'angolo compreso, invece nel caso del prodotto scalare bisogna utilizzare il coseno, quindi è il prodotto dei due moduli per il coseno. Il motivo per cui si usa il coseno è in qualche modo opposto a quello per cui si usa il seno nel prodotto vettoriale. Nel prodotto vettoriale, se ci ricordiamo quello che abbiamo detto prima a proposito del momento torcente, noi volevamo che l'angolo di 90 gradi desse il massimo risultato del prodotto vettoriale, cioè del momento torcente, e invece volevamo che l'angolo di 0 e 180 gradi desse il risultato nullo, 0. Perciò usavamo il seno di alfa. Invece, se usiamo il coseno di alfa, otteniamo l'effetto opposto, cioè quando l'angolo è 90 gradi otteniamo il risultato nullo, perché il coseno di 90 gradi fa 0. E invece quando abbiamo l'angolo di 0 o 180 gradi otteniamo il risultato massimo. Una volta massimo in positivo, 0 gradi, e l'altra volta invece massimo in negativo, quando l'angolo è 180 gradi. Quindi il prodotto scalare e vettoriale servono per matematizzare, per esprimere in linguaggio matematico delle caratteristiche diverse. Per esempio, quando una grandezza fisica diventa massima all'angolo 0 oppure all'angolo 90 gradi, si usa una volta o il seno o il coseno. Oppure quando il risultato di un'operazione tra vettori vogliamo che sia una quantità scalare, e allora usiamo un prodotto scalare, oppure vogliamo che sia un terzo vettore, e quindi usiamo il prodotto vettoriale.